La Seconda Guerra Mondiale è stato il conflitto più imponente della storia. Ha provocato oltre 60 milioni di morti, ha stravolto le relazioni internazionali e i sistemi sociopolitici di mezzo mondo. Il conflitto si può dividere in due grandi fasi. La prima, dal 1939 al 1942, nella quale l'avanzata dei paesi dell'asse, Germania, Giappone e Italia, sembrava inarrestabile. La seconda fino al 1945, nella quale gli alleati Francia, Regno Unito, Stati Uniti e Russia contrattaccarono fino ad ottenere la vittoria finale. Cause della guerra. Le cause della Seconda Guerra Mondiale sono da ricercare nell'espansionismo tedesco in Europa, iniziato quando Adolf Hitler nel 1933 assunse il potere, con il Führer come leader assoluto. Ben presto iniziarono le violazioni della pace sancita nel 1919 a Versailles. Dall'altra parte del mondo, un'analoga politica venne portata avanti dall'impero del Giappone. Insieme all'Italia fascista e alla Germania nazista, darà vita al cosiddetto asse Roma-Berlino-Tokyo. La Seconda Guerra Mondiale scoppiò ufficialmente il 1 settembre 1939, quando la Germania invase la Polonia. 2 giorni dopo l'invasione della Polonia, Francia e Regno Unito dichiararono guerra alla Germania, dando di fatto inizio al conflitto su larga scala. L'8 settembre i primi carri armati tedeschi giunsero alle porte di Varsavia. Mentre il 17 dello stesso mese l'Unione Sovietica attaccò la Polonia da est. Con Hitler al potere, nazismo tedesco e fascismo italiano si avvicinarono sempre di più. Il Führer fu un grande ammiratore di Benito Mussolini, dittatore in Italia da oltre 10 anni. Dal 1936 al 1939, soldati tedeschi e italiani combatterono in Spagna a fianco delle truppe di Franco, che riuscì a instaurare nel paese un regime nazionalista. Ma quando scoppiò la Seconda Guerra Mondiale, nonostante il patto d'acciaio con la Germania, Mussolini temporeggiò e dichiarò la non belligeranza italiana, conscio dell'inadeguatezza dell'esercito. Poi, il 10 giugno 1940, ci fu il celebre discorso in cui annunciò l'entrata in guerra. Un'ora segnata dal destino, batte il cielo della nostra patria. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori ed accende i cuori dalle Alpi all'Oceano Indiano. Vincere! E vinceremo! Durante la Seconda Guerra Mondiale, Mussolini utilizzò diversi tipi di propaganda, radio, stampa e cinema, per unire ed esaltare l'Italia e suscitare il consenso, esattamente come accadde dall'inizio della dittatura. Come abbiamo detto, i due principali contendenti in campo erano i cosiddetti alleati. Francia, Regno Unito, Stati Uniti, Unione Sovietica, Cina, che si contrapponevano alle potenze dell'asse, Germania, Italia e Giappone. Vediamo ora le principali fasi della guerra in ordine cronologico. Inizio del conflitto. Da settembre 1939 ad aprile 1940 la guerra venne combattuta principalmente nei cieli e nei mari. Tutto cambiò il 9 aprile 1940, quando la Germania lanciò l'invasione della Danimarca e della Norvegia. Sfruttando i principi della guerra lampo, i tedeschi poco dopo attaccarono simultaneamente i Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo, per invadere poi la Francia, che capitolò poco dopo. Tra maggio e giugno ci fu la battaglia di Dunkerque, che terminò con la fuga via mare delle truppe alleate superstiti.
La Francia venne divisa in una zona militare di occupazione a nord e lungo le coste dell'Atlantico, mentre a sud nacque la Repubblica di Vichy, retta da un governo collaborazionista. A partire dal 10 luglio la Luftwaffe tedesca diede inizio a una serie di incursioni aeree contro le basi della Royal Air Force britannica. Gli attacchi si allargarono a difese costiere, porti e industrie del Regno Unito. Fu la battaglia d'Inghilterra, ricordata per gli scontri aerei devastanti. Nel corso degli attacchi si rivelò particolarmente distruttivo il bombardamento di Coventry del 14 novembre. L'entrata in guerra dell'Italia, intanto, portò all'apertura di diversi teatri bellici nell'area del Mediterraneo. A fine ottobre, su personale iniziativa di Mussolini, l'Italia attaccò la Grecia. (1941-1942) L'operazione Barbarossa e l'ingresso degli Stati Uniti. Il 22 giugno ci fu la tentata invasione dell'Unione Sovietica da parte della Germania nazista. L'attacco, nome in codice Operazione Barbarossa, si concluse definitivamente con un fallimento, causato anche dalle proibitive condizioni ambientali. Negli stessi giorni entrarono in guerra gli Stati Uniti, fino a questo momento neutrali. Questo accadde a seguito dell'attacco di Pearl Harbor nell'arcipelago delle Hawaii, condotto da una flotta di portaerei della Marina Imperiale Giapponese contro la United States Pacific Fleet. Tra il 4 e il 7 giugno 1942 ci fu la battaglia delle Midway, nel corso della quale gli Stati Uniti respinsero con successo l'attacco del Giappone. Nel luglio del 1942 si combatté la prima battaglia di El Alamein, che vide una prima battuta d'arresto delle forze dell'asse in Nord Africa. Le truppe tedesco-italiane persero anche la seconda battaglia di El Alamein, combattuta tra ottobre e novembre dello stesso anno. Stalingrado fu teatro di una dura battaglia tra l'estate del 1942 e febbraio 1943, che si risolse con l'annientamento della Sesta Armata tedesca. Si trattò della prima grande sconfitta politico-militare dell'asse sul fronte orientale, che segnerà l'inizio dell'avanzata sovietica verso ovest. (1943-1944) I primi mesi del 1943 videro la chiusura della lunga campagna dell'Africa settentrionale e il 9 luglio lo sbarco in Sicilia degli alleati. Messa alle strette dopo la destituzione di Mussolini, l'Italia firmò l'armistizio con gli alleati e di fatto diventò territorio occupato dai tedeschi. Il 6 giugno 1944 gli alleati sbarcarono in Normandia con l'operazione Overlord, invasione anfibia attraverso il canale della Manica, con l'appoggio di un'imponente flotta aeronavale. Qui ebbe inizio la campagna di liberazione della Francia. Qualche mese dopo, Hitler lanciò l'ultima disperata offensiva tedesca sul fronte occidentale, nelle Ardenne, ma si rivelò un altro successo degli alleati. 1945, la fine del conflitto. La Germania, sempre più isolata, si avviò a perdere la guerra. A inizio anno l'Armata Rossa sovietica lanciò una grande offensiva invernale, iniziando ad avanzare verso Berlino. Il 27 gennaio i soldati sovietici fecero il loro ingresso nel campo di concentramento di Auschwitz. Hitler, chiuso nel suo bunker di Berlino, si suicidò il 30 aprile insieme alla moglie Eva Braun.
Il 7 e l'8 maggio, con due documenti distinti, venne firmata la resa incondizionata della Germania sul fronte occidentale. Questo decretò la fine delle ostilità in Europa. Ma nel Pacifico si continuò a combattere, con le celebri battaglie di Iwo Jima e Okinawa, in cui il Giappone sfruttò il sacrificio di molti kamikaze. Il 6 agosto, il bombardiere B-29 Enola Gay sganciò una bomba all'uranio su Hiroshima. Tre giorni più tardi, un ordigno al plutonio annientò la città di Nagasaki. Il 2 settembre 1945, con la resa del Giappone, terminò la Seconda Guerra Mondiale. Il ruolo dell'Italia nella Seconda Guerra Mondiale. L'Italia entrò in guerra il 10 giugno 1940 a fianco della Germania, ma l'esito delle operazioni belliche non fu quello sperato. Il 10 luglio 1943 gli alleati sbarcarono in Sicilia con l'intento di sconfiggere il Regno d'Italia e aggredire da sud la Germania. Nel frattempo, nel nord Italia, si formavano i gruppi partigiani che sostenevano le truppe alleate nella lotta di liberazione dell'Italia dal fascismo. Messo in minoranza dallo stesso Gran Consiglio del Fascismo, il 25 luglio 1943 Mussolini fu destituito e posto agli arresti, rimpiazzato alla guida del governo dal maresciallo Pietro Badoglio. Il 3 settembre 1943 l'Italia firmò l'armistizio. Mussolini, dal 27 agosto detenuto a Campo Imperatore, sul Gran Sasso, venne liberato da un comando di paracadutisti tedeschi e posto a capo della neonata Repubblica Sociale Italiana, voluta da Hitler per governare parte dei territori italiani controllati militarmente dai tedeschi dopo l'armistizio. A seguito della lotta di liberazione, il 25 aprile 1945, il Comitato di Liberazione Nazionale, che aveva sede a Milano, proclamò l'insurrezione contro tutti i presidi nazifascisti in attesa dell'arrivo delle truppe alleate che stavano risalendo la penisola. Mussolini fuggì verso la Svizzera, nascosto a bordo di un convoglio di truppe tedesche. Catturato dai partigiani, venne fucilato il 28 aprile 1945 a Giulino di Mezzegra, nei pressi di Dongo, sul lato settentrionale del lago di Como. L'olocausto nazista. La Seconda Guerra Mondiale viene ricordata per i crimini di guerra e contro l'umanità. Su tutti l'olocausto o Shoah, ovvero lo sterminio sistematico degli ebrei, deciso il 20 gennaio 1942, quando, nel corso della conferenza di Wannsee, venne approvata la cosiddetta soluzione finale. Nel corso della guerra vennero rinchiusi nei campi di sterminio anche moltissimi rom, omosessuali e dissidenti politici. Tra le atrocità commesse dall'esercito regolare tedesco, non si può non citare l'eccidio di Cefalonia. Tra il 23 e il 28 settembre 1943, oltre 6.500 soldati italiani vennero fucilati dopo la cattura. La resistenza. In tutti i paesi invasi dalle forze dell'asse si svilupparono da un lato forme di collaborazionismo e dall'altro di resistenza. In Italia la resistenza si sviluppò a partire dall'armistizio del 1943. Lungo la penisola ebbero luogo le azioni di guerriglia più violente e le repressioni più sanguinose da parte delle truppe nazifasciste contro la popolazione civile. Solo per citare le più tristemente famose, la strage di Marzabotto, l'eccidio delle fosse ardeatine, l'eccidio di Sant'Anna di Stazzema.
Contro il nazifascismo si organizzarono i movimenti di liberazione che comprendevano attivisti, partigiani, di diversa estrazione politica, socialisti, comunisti, azionisti, anarchici, cattolici, monarchici e liberali, che confluirono nel Comitato di Liberazione Nazionale, CLN. Le conseguenze della Seconda Guerra Mondiale. La Seconda Guerra Mondiale ebbe grandi conseguenze a livello politico, economico e sociale, senza dimenticare ovviamente l'enorme tributo di vite umane tra vittime militari e civili. Nel più grande conflitto armato della storia, persero la vita tra i 55 e i 60 milioni di persone. Dal punto di vista politico, al termine della Seconda Guerra Mondiale, ebbe inizio la cosiddetta Guerra Fredda, che per oltre quattro decenni vide opposte le due potenze principali emerse vincitrici dalla Seconda Guerra Mondiale, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Le potenze europee uscirono dal conflitto ridimensionate, basti pensare alla Germania, divisa in due, e prese il via il fenomeno della decolonizzazione. L'Italia, in particolare, perse il suo intero impero coloniale e fu costretta a fare concessioni territoriali. Con il referendum del 1946, gli italiani abolirono la monarchia e scelsero la Repubblica. Gli effetti economici e sociali. Al termine del conflitto, l'Europa completò il processo di involuzione iniziato con la Prima Guerra Mondiale, perdendo definitivamente il primato politico-economico mondiale, assunto in buona parte dagli Stati Uniti. Dal punto di vista sociale, la distruzione di numerose città portò milioni di profughi e sfollati. Inoltre, nel 1945, venne abolita la Società delle Nazioni, che aveva chiaramente fallito nel prevenire la guerra. Al suo posto nacque l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Thank you.